ben 600 presenze tra i 1600 espositori quest'anno a settembre qui ad EMICAM. Come avete fatto ad attrarli fino a qui e il fatto che comunque ogni anno sono sempre di più? Siamo arrivati quest'anno alla 76esima edizione del MICAM, quindi parte di questo successo, gran parte di questo successo dovuto al passato, ai miei predecessori, a tanti presidenti e imprenditori che hanno investito mattone dopo mattone in un MICAM che oggi è la fiera più importante al mondo. Su 1600 espositori ne abbiamo più di 700 dall'estero e questo è un altro elemento che fa vincere questa fiera, perché è l'unica fiera internazionale al mondo e questo poi ci consente di replicare il format a Shanghai o altre città dove stiamo pensando di andare. È una fiera che tiene, un settore che tiene, quello è importante. Il nostro settore calzaturiero tiene, anche se ormai non ce la può più fare da solo, e quindi permette a una fiera del genere di tenersi in Italia e di aumentare anche i metri. Quali sono le richieste che fate come associazione di calzaturieri? Ma noi, insomma, da qualche tempo riusciamo a compensare la diminuzione forte del mercato interno con una crescita all'export. Abbiamo anche quest'anno una crescita all'export, però il meno 6% i primi sei mesi del 2013 è devastante per le aziende italiane, soprattutto per quelle che lavorano con l'Italia. Non riusciamo più noi a recuperare all'estero quello che perdiamo qui in Italia. Quindi da un lato dobbiamo far ripartire i consumi italiani, magari con un cuneo fiscale più basso che ci consente di trasferire valore poi sulla busta paga netta del dipendente. Dall'altro un sostegno all'export, perché come Assocalzaturifici organizziamo 30 fiere nel mondo, ma non ci riusciamo più da soli. In questo senso ieri abbiamo avuto delle buone aperture dal vice ministro Calenda dello sviluppo economico, con il quale torneremo poi a lavorare su questi punti. Quali sono le novità di questa edizione e come avete ribadito il rapporto sempre importante con la città di Milano? Sicuramente ancora più glamour, la presenza di Paris Hilton nel giorno di apertura ci ha sicuramente aiutato, più attenzione ai giovani con le iniziative legate alla rivista Rolling Stone, la premiazione del nostro foot rocker, la scarpa rock, con una rivitalizzazione di padiglioni che cominciavano a sentirsi un po' più affaticati come il 10 e il 6 e con una grande attenzione da parte delle imprese anche nel rielaborare gli stand, perché nei padiglioni si vedono tante novità e tanta innovazione. In particolare poi vi segnalo con grande piacere che sulla città di Milano abbiamo finalmente raggiunto due pietre miliari. Questa sera avremo la nostra cena di gala con Vogue e insieme a Piazza della Scala, alle Gallerie d'Italia, che è un'area molto prestigiosa, e il Salotto di Milano più classico, ma anche dall'altra parte della galleria a Piazza Duomo abbiamo il nostro Meet & Point, che è un momento di incontro con la città e i consumatori, perché ovviamente il The Meet & è destinato esclusivamente a chi si occupa di business, ma c'è tanta domanda di informazioni, di storie sulle calzature, e questo fa The Meet & Point. Quindi a Rho grande presenza di business e a Città di Milano grande presenza di comunicazione. Per la prossima edizione avete deciso di anticipare le date, come mai questa scelta e che riscontro avete avuto dai partner? Da diverso tempo ormai il mercato, i buyers ci chiedevano un anticipo. L'Italia ha da sempre questo tabù intoccabile dal mese di agosto. Siamo stati così coraggiosi di decidere di aprire una fiera l'anno prossimo, il 31 di agosto. Ci sarà qualche difficoltà, però noi crediamo che esportando l'84% della nostra produzione sia necessario entrare sempre più in sintonia con il mondo, e il mondo non si ferma ad agosto. Quindi ci sarà un po' di fatica, qualche protesta da parte di alcune, soprattutto le piccole aziende, che ovviamente lo rispettiamo e lo capiamo, devono strutturarsi, ma dalla stragrande maggioranza dei nostri espositori italiani ed esteri devo dire grande sollievo, perché c'era bisogno di un anticipo anche per lavorare meglio, perché ricevendo prima gli ordini si può impostare meglio la produzione. Quali strategie state portando avanti come Assocalzaturifici, lei ne è vicepresidente? Penso che il presidente Sacripanti nelle varie conferenze stampe abbia detto ampiamente che il nostro obiettivo principale è quello di portare il MICAM nel mondo. L'abbiamo fatto a Shanghai e li stiamo programmando in altre parti del mondo. E poi una cosa che stiamo programmando è la riorganizzazione di questa fiera, che malgrado tutto è sempre la prima fiera internazionale per quanto riguarda protoscarpe. La sua delega in particolare alla formazione quali compiti prevede? Diciamo, la mia responsabilità è quella di organizzare la formazione a livello nazionale per cercare di creare dei centri di eccellenza che servono appunto ai nostri colleghi sparsi in tutta Italia e che magari diventino anche poli attrattivi a livello internazionale. Può anticipare in qualche modo la riorganizzazione di The Meet & Point? Posso tranquillamente dire che sono stati affidati
questi incarichi a una società che fra poco ci presenterà un progetto dove noi, in una, credo una riunione qualche tempo fa, abbiamo espresso quello che funziona e quello che non funziona. Adesso aspettiamo i loro risultati e comunque, ripeto, anche quest'anno mi sembra che il numero di espositori sia aumentato. Magari si sarà ridotto un po' il discorso dell'area, ma è sempre, ripeto, la fiera numero uno nel mondo. Come sta andando questa edizione del MICAM? Questa nuova edizione è iniziata ieri, siamo abbastanza contenti perché abbiamo già visto un ottimo interessamento da parte di buyer esteri, in particolare cinesi, nuovi mercati crediamo per noi con espansione più massiccia a livello mondiale. Siamo già positivi, l'inizio del secondo giorno è già molto positivo, sicché insomma chiudiamo i conti, guardiamo di arrivare in fondo a questo evento e sperando che mantenga una positività come è iniziato, ecco. E mica a me forse l'occasione migliore per fare sistema, come portate avanti questa esigenza? Il MICAM è sempre una delle fiere, una delle poche più importanti anche come strutture e come dimensioni, sicché ha la possibilità di ritrovarsi con, ripeto, buyer, redazionali, giornalisti, sicché bisogna usufruire di questa fiera anche per incrementare i nostri appuntamenti con varie persone del mondo della moda, ecco. Arturo Venanzi, vicepresidente Asso Calzaturifici, lei ha la delega all'internazionalizzazione. Quali progetti state portando avanti? Immagino non vi fermerete dopo il MICAM Shanghai. Quali sono gli altri paesi verso i quali vi state dirigendo come associazione? Beh, senz'altro l'area asiatica è quella di primario interesse, perché non essendoci mercati maturi, e quindi sono mercati ancora in piena espansione, stiamo mettendo appunto le radici a Shanghai, quindi consolidarci a Shanghai, e poi stiamo vedendo di studiare qualche soluzione anche per il sud-est asiatico, faremo una missione a breve per verificare le potenzialità di quei mercati, oltre a vedere un domani anche il Giappone, perché nel Giappone stiamo facendo una manifestazione storica in un hotel, stiamo provando se ingrandire anche quella manifestazione lì. Chiaramente oltre all'estremo oriente ci stiamo sempre più consolidando a Mosca, quindi nell'area Russia e tutti i paesi dell'ex Unione Sovietica, e stiamo vedendo di anche lì l'Obuv e come portare avanti questa fiera che ci sta dando sempre dei grossi risultati, di dargli un taglio diverso rispetto a quello finora fatto. Inoltre stiamo valutando anche l'ipotesi Stati Uniti o New York o Las Vegas, per vedere di fare anche lì un MICAM USA, insomma. Gilberto Ballin, presidente del gruppo dei giovani imprenditori di Asso Calzaturifici, dai voce ai giovani imprenditori, quindi la fascia più fresca dell'associazione. Quali sono le proposte che portate avanti come giovani? Beh, noi dobbiamo investire su noi stessi, stiamo cercando di fare un programma di formazione per cercare di subire il meno possibile le problematiche del mercato. Noi il prossimo anno cercheremo di fare appunto degli appuntamenti tra di noi per cercare di capire dove possiamo sviare. Noi dobbiamo mantenere comunque la professionalità delle nostre aziende, l'heritage, che è sempre stato ciò che ci ha portato davanti al mondo con professionalità. Noi dobbiamo mantenere quindi il Made in Italy e dobbiamo cercare di diventare sempre più aziende moderne.